questa puntata di Moto Advisor ritorniamo a parlare di tecnica in moto e parliamo di canapi. Eccoci ragazzi, video improvvisatissimo. Di cosa parliamo? Di questi, dei canali. Vediamo un po' questo pilota come li fa. Un bel passo quello lì, eh. Come vedete ragazzi, i canali, basta, alla fine, cioè, è più facile da spiegarlo che da farlo. Comunque, una volta che fate il salto o arrivate in un punto dove ci sono i canali, dovete puntarne uno e entrare il più decisi possibile. Vedete, questo è un pilota che non è entrato fortissimo, però ne ha scelto uno, è entrato, ha mantenuto la sua traiettoria, ha mantenuto il gas costante. Se entrate nel canale o frenate o comunque calate diciamo il gas all'improvviso, è facile che vi piantate. Vediamo se ne arriva qualcun altro, a parte che adesso mi sa che c'è la pausa, così andiamo a vederli da vicino. Eh sì. L'importante è puntare il canale e mantenere il gas costante. Dovete scegliere un canale e mantenerlo. Ah, ok. Vabbè, quello là fa uno sport che noi non facciamo. Il video non rende, però sono belli fondi. Guardate anche i mini, vedete? Vedete cosa succede? Aspetta che gli do una mano, va. Tanto per darvi un'idea di com'è la situazione, perché dal video non si capisce. Ecco. Aspetta che mi sposto, che... Cioè, l'importante nei canali è sceglierne uno e rimanere sempre decisi, mantenere il gas costante e mai mollare il gas o frenare, perché comunque il canale, se tenete il gas costante, la moto lo fa da sola praticamente. L'importante è essere molto decisi. Vediamo questo pilotino, lui come vedete ha deciso di tagliarli. Ovviamente si può fare anche questo, perché comunque se voi avete i canali qui davanti, però in un certo senso riuscite a fare una traiettoria che ve li fa schivare, ben venga. Non sarà mai la traiettoria più veloce se tagliate i canali. Vediamo se arriva qualche altro pilotino. Ecco. Questi ragazzini vanno tutti più forti di me. Non è che non ci vuole tanto, eh. Adesso vi faccio un esempio pratico. Come vedete ci sono tutti i canali a pettine. Qui però, in questo punto, qui, non so se si vede bene, come vedete c'è una traiettoria che va a sovrapporsi alle altre.
Cosa significa questo? Che in questo punto preciso, voi volendo potete arrivare e tagliare tutti i canali, andare in appoggio e ritagliare di conseguenza. A parte che qui in uscita, come vedete, c'è un canale unico. Tutti i canali sono tutti in entrata di curva. Poi c'è il canale interno, che è questo qui più fondo, per intenderci. Però in questo punto, come vi dicevo, voi potete arrivare e tagliare tutto. C'è stato un pilotino che l'ha appena fatto. Spero lo rifaccia ancora, così vi faccio vedere. Eccolo qui, speriamo che lo faccia ancora, così vi faccio vedere. Visto? Praticamente evitate di, scusate lo zoom, di mantenere il canale fino all'uscita. Tagliate tutto, andate in sponda per poi ritagliare di nuovo il canale in uscita. Quella è una questione di traiettoria. Sarebbe bello vedere anche il canale in uscita, ma il ragionamento è sempre lo stesso. Dovete entrare, impostare la curva a metà, sedervi il più in avanti possibile nella curva, quindi non sedervi qui ma sedervi a centro curva, per poi portare il peso della gamba in avanti e dare gas. Una volta appena usciti dalla curva dovete riportare il peso, le chiappe, sulla ruota posteriore della moto, dare carico, dare aderenza e di conseguenza dare gas. Qui in questo caso c'è un salto, però nel caso ci sia comunque un rettilineo o delle buche, l'importante è dare trazione alla ruota posteriore. Dovete portare il peso in avanti a centro curva, appunto per dare più carico e dare più grip alla ruota anteriore. Ecco qui, classico canalone. Devo ricordarmi di non chiamarle canale, perché in bresciano mi hanno detto che vuol dire qualcos'altro. Però vabbè. Come vedete, S veloce, curva. Qui c'è il canale in uscita, come vedete. Qual è la pratica? Si arriva in staccata, ci si siede a metà curva e si comincia a dare gas. Non c'è nessuno che la fa all'interno. Sul cappello così sembro giovane, anche se ho 70 anni. Comunque, il discorso dei canali, ragazzi, è questo. Qui ho una vite di un KTM trovato in mezzo alla pista. Il discorso dei canali è molto semplice. Si imposta la traiettoria in piedi. È molto importante restare in piedi perché avete più controllo della moto. Si sceglie il canale, lo si punta, si tiene il gas costante e non dovete calare il gas, frenare, dovete rimanere costanti, ovviamente alla vostra velocità. Non vi dico che dovete farli a gas pieno perché andate a far del male. Quindi, ragazzi, il discorso dei canali è molto più semplice da spiegare che da fare, perché comunque quando vi ci trovate dentro non è così semplice. Adesso comunque vanno dentro i grandi, andiamo a vedere un po' come fanno. Visto? Ha fatto quella traiettoria, però ha fatto la curva in modo perfetto. Arrivato in piedi, si è seduto a metà curva per poi dare gas, dare trazione alla ruota posteriore e via. Come avete visto, video sui canali improvvisatissimo. Sono andato a girare in pista sabato pomeriggio, cosa che non faccio solitamente. Di solito vado un po' prima della pausa pranzo, non al mattino prestissimo, ma verso metà mattinata. Sabato ho avuto degli impegni, sono andato nel pomeriggio. Nel pomeriggio mi sono trovato questi bei canaloni. Ho detto, sai cosa c'è? Faccio così alla svelta un video sui canali, perché è una cosa che ci hanno chiesto spesso. Come vi ho detto anche nel video che avete visto, è più facile da fare che da spiegare, perché comunque i canali, ragazzi, creano un certo timore reverenziale, ma alla fine non c'è nulla di complicato. È molto interessante, se ci fate caso,
il fatto che ho inquadrato dei bambini e dei mini che sono entrati nella pausa loro dedicata, ed è molto interessante vedere che loro al primo giro, i primi 4 o 5 si sono piantati tutti. Al secondo giro, zac, facevano tutti i canali che non sembravano neanche loro. Certi non so come facevano, perché se avete visto il video, c'erano delle canali alte così, entravo con più della metà dello stivale, e loro con questi 65 si entravano proprio a cannone. E questo cosa significa? Non è che stiamo parlando di fenomeni, però logicamente ragazzi, dei ragazzini piccoli, dei mini che comunque hanno, concedetemi il termine, una certa apertura mentale, riescono subito a capire dove intervenire anche nel motocross con la guida. È per questo che io vi consiglio sempre, se siete alle prime armi, di fare subito un corso con qualche istruttore. Sono soldi, ragazzi, spesi veramente bene. Un'altra cosa che vi dico sempre in tutti i video, questa è il riepilogo della nostra lavagna, è il discorso della posizione di guida. Specialmente in questo caso, dove parliamo di canali, ragazzi, la posizione di guida è importantissima, perché voi, se ci fate caso, i canali li fate meglio in piedi che seduti a zampettare. Se vedete il video quando ci sono i mini, noterete questa cosa. Loro comunque i canali li facevano senza problemi, però chi un attimino era un po' spaventato, cosa faceva? Entrava, ma apriva le gambe e andava via come una papera. È normalissimo, ragazzi, vi garantisco che sabato questi ragazzini di canali li facevano molto meglio di me, perché anch'io dopo un bel po' che non andavo in pista, ritrovarmi lì i canali così, ho detto dopo li facevo ovviamente, però vedere loro mi ha cambiato un po' la visione della problematica. Quando vi trovate in difficoltà, altro consiglio che vi do, perdete 10 minuti, entrate a piedi, andate a vedere dove avete difficoltà, che sia una curva, un salto, i canali appunto. Se riuscite a dargli un'occhiata, riuscite anche a capire dove intervenire e come affrontare il problema o l'ostacolo in questo caso. Ritornando al discorso della posizione di guida, ragazzi, un esercizio che vi consiglio, che non tutti diciamo ne parlano, adesso è sporchissima, è la tavola propriocettiva. Questa tavoletta, ragazzi, come vedete, vi permette di fare degli esercizi sull'equilibrio. Questa la trovate da Decathlon, io penso di avergli dato una quarantina di euro, la potete fare anche in casa, è una cagata micidiale. Però questa, ragazzi, vi fa capire l'equilibrio, dove agire con il vostro peso. È lo stesso identico ragionamento della guida in piedi e della posizione sulle pedane. Stessa cosa, ragazzi, ve la consiglio tantissimo, è uno di quegli esercizi che vi aiuta davvero a fare la differenza. Provate a utilizzare questa, poi mettetevi sulla moto, sul cavalletto, e vedete nello spostarvi come reagisce la moto, come la spostate solo con l'impostazione del peso e della forza sulle gambe. Ne abbiamo già parlato un milione di volte, però ragazzi, la posizione di guida è una di quelle cose fondamentali che davvero vi fa fare la differenza. Altro consiglio per il discorso dei canali, il gas costante. Come avete visto nel video, è di fondamentale importanza beccare la traiettoria che volete fare e essere costanti, avere comunque una certa decisione. Non dovete mollare il gas o avere incertezze, puntate quella e via, non pensateci. Altro discorso, c'era quel ragazzino con i mini, con l'818, numero 818, che nel video si vede bene come faceva. Questa è la nostra curva, scusate il disegno osceno. Nella curva ci sono varie canali, adesso vabbè, è per farvi capire un po' com'è. Di solito quelle che si scavano di più sono quelle interne, perché comunque il canale viene creato dalla moto, quindi frenata e apertura gas. Ovviamente
andando all'interno dovete frenare di più e aprire più violentemente il gas. Se vedete nel video, infatti, il canale più profondo era quello interno, ma è sempre così. Un altro canale che solitamente si forma un po' più a fondo è quello esterno, perché comunque le alternative sono due. Di solito quelli interni più o meno sono un po' meno fondi. Il vantaggio del canale interno, come avete visto nel video, è che comunque tutto il canale vi porta fuori dalla curva. Adesso qui lo faccio vedere in un altro colore. Il canale interno praticamente, come entrate, vi porta anche fuori. Quello esterno di solito a metà curva o anche un po' prima finisce, quindi avete il vantaggio di avere un canale che vi indirizza, ma non avete la problematica o il vantaggio, dipende dai casi, di avere il canale all'esterno. Il ragazzino, quello con 818, come vi dicevo, cosa ha fatto? Lui praticamente ha fatto quello che solitamente si fa anche in gara. Si crea una traiettoria alternativa, che può essere quella di arrivare ancora più all'esterno e tagliare. Fare così, passare sopra i canali. Potete farlo anche un po' prima, tagliando così. Questo cosa comporta? Comporta che vi create una traiettoria, vi create una traiettoria e andate a evitare i canali e vi fate praticamente una traiettoria pulita, perché voi con le ruote passate sopra ai canali già esistenti. Come vi dicevo anche nel video, non ci sarà mai una traiettoria alternativa che vi fa andare più veloci. Però in un certo caso, se dovete fare un sorpasso in gara o se comunque le condizioni sono così critiche da avere vantaggi in un'altra traiettoria, vi può essere utile. Logico che le traiettorie migliori, ne parleremo delle traiettorie, sono sempre l'esterna o l'interna. Ovviamente ci sono anche le vie di mezzo, ma di solito sono quelle lì che fanno la differenza, perché la traiettoria esterna in appoggio vi permette di frenare molto meno e uscire molto forte, a discapito però di dover fare più strade, di dover percorrere più metri. Quella interna invece vi fa frenare di più e vi fa dare più gas, ma vi fa fare molta meno strada. Tra una traiettoria interna e una traiettoria esterna ci sono molti metri di differenza. Ovviamente però è la traiettoria che vi permette di fare la differenza, di fare un sorpasso. Dipende poi ovviamente, ragazzi, dalla curva. Sulle curve ci addentreremo. Stiamo un attimino tergiversando perché non è semplice il discorso curve. Molto probabilmente lo faremo anche con un istruttore, così per non dire cavolate. Comunque ragazzi, il discorso canali è molto semplice. Puntarne uno, gas costante, decisione e via. È un video molto rapido questo qui, è molto rapido anche perché più di tanto, più che fare questi esempi e darvi qualche consiglio, come può essere la tavoletta proprio cettiva e farvi vedere come facevano i video questi ragazzini o anche quelli un po' più grandicelli, non c'è molto da dire sui canali. È la tipica cosa che quando andate in moto, andate da qualcuno che vada più tempo di voi e gli dite: ascolta, ma come devo fare per fare quel salto lì? Vai dentro, tieni aperto, lo fai. E voi dite: eh sì, grazie al cazzo, tengo aperto, sì. È così, ragazzi. Sono quelle tipiche cose che da neofita vi fanno girare le palle, perché nella loro semplicità sono più difficili da spiegare che da fare. Sono quelle cose che una volta che poi riuscite a fare a forza di perseverare, le fate e dite: ah, ma allora era solo questo. Sì, ragazzi, è molto semplice. Comunque, spero che il video vi sia servito, spero che vi sia piaciuto. Se ho detto qualche inesattezza, ragazzi, mettete un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Arriveranno altri video tecnici. Questo è proprio un video
fatto così di fretta, però secondo me c'erano le condizioni giuste per farlo e l'ho fatto subito. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!